abbiamo appena finito un meraviglioso briefing con tutti i primari, i capi dipartimento dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Abbiamo fatto il punto sulle cose che funzionano, su quelle che dobbiamo migliorare, sul rapporto tra l'ospedale e la medicina del territorio e gli altri ospedali della provincia di Foggia. Insomma, una necessaria precisazione del chi fa che cosa, dello stabilire cosa deve fare la sanità del territorio, cosa deve fare la rete dell'emergenza urgenza, ma soprattutto il ruolo dei grandi ospedali di eccellenza che ormai sono diventati assolutamente necessari per la salute dei pugliesi. Oggi è successo qualcosa di imprevedibile. In un corridoio abbiamo incrociato un paziente accompagnato dalla moglie. Questo paziente veniva da Mantova, perché solo qui a San Giovanni Rotondo in Puglia si fanno delle terapie con le cellule staminali molto innovative. Solo qui c'è una sala operatoria ibrida nella quale è possibile alternare la chirurgia, la cardiochirurgia classica con la cardiochirurgia a basso impatto, e questo evidentemente migliora e accelera la guarigione dei pazienti post-operatoria. Ma più in generale, questo è un luogo nel quale chiunque può accedere, come in un ospedale pubblico. È vero, ha un'origine, un'organizzazione religiosa, ma è un ospedale pubblico di proprietà privata che fa parte del sistema sanitario regionale della Puglia.